chiamo Maria Pissari, sono nata a Noceto in provincia di Parma. Sono nata nel 1936, nel mese di marzo. Mi piaceva ballare quando ero giovane e scrivere. Facevo dei temi, tutta roba inventata però, perché allora si era poveri, non c'era poco. E una volta, cara mia, si mangiava grandi piatti di polenta la sera. Poi minestrone, poi cosa c'era ancora? Bah. Roba che veniva dai campi, perché io abitavo in campagna, si andava a lavorare in campagna e si cantava. Io abitavo in un cortile grande e c'era il forno e quando si faceva il pane sentivo un profumo nell'aria di pane. Adesso passi davanti ai fornai, ma forse perché hanno dei, come dire, delle cose che trattengono, che insomma, trattengono i profumi, il profumo del pane, appena fatto è buono. Gli alimenti intanto avevamo, siccome mio papà era obbligato, aveva mezza biolca per seminare il grano turco. E poi tante cose ci andavano di diritto a chi era obbligato, o nella stalla o nella... dei manzi come mio papà curava. E poi si andava a spigolare. Quando avevano portato via, era una grande azienda di più di 200 biolche, quando portavano via i covoni, allora diceva, donne andate a spigolare. Allora c'era la capolavorante che dava giustamente un tot, tot, tot a ognuno di noi. E noi si raccoglieva davvero tanto grano. E mia mamma mi diceva, questo vedi, non va bene per fare la sfoglia, perché era stato in terra, insomma, per fare il pane sì. Facevamo il pane in casa. Mia mamma era una donna, faceva delle sfoglie lunghe, bravissima, io non sono stata capace. Si andava a bottega, ma almeno possibile. Se si poteva fare in casa quello che si faceva. Frutti non ce n'erano in giro. C'erano nell'orto dove dei padroni, insomma, c'erano le pere e le mele, ma l'uva era buona, ce n'era a volontà, soprattutto il frambo, uva fragola, c'erano le banane, le prime banane c'erano allora.